Ben ritrovati, ragazzi, dal vostro Pentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di Linux Mint e questa volta ci concentreremo nella versione Mate. Ma prima di iniziare, come sempre, spazio con la sigla. Ed eccoci qui, tornati a parlare di Linux Mint. Linux Mint eh, rappresenta sicuramente il punto di inizio per molti eh, utenti Linux come il sottoscritto per il quale è partita l'avventura all'interno del mondo open source, del mondo GNU Linux, del pinguino e così via. Ebbene, eh, per questo eh, meritano molto i video di Linux Mint in quanto suscitano anche tuttora grande interesse eh, nonostante una distribuzione che ha nel suo storico quasi 20 anni dietro, quindi eh, il tempo sicuramente è un altro fattore che determina il successo e la riuscita di questa distribuzione. Ma concentriamoci questa volta nella fattispecie, nella versione Mathe perché nasce questa versione? Ebbene, questa versione la metto un po' al pari di XFCE, soltanto che eh, abbiamo due varianti un po' diverse per quanto riguarda un attimo quella che è la personalizzazione, la customizzazione di queste due versioni, eh, simili per quanto riguarda le prestazioni, ma diverse per quanto riguarda le funzionalità. Eh, Mate eh, nasce appunto dalle ceneri di GNOME 2. Quindi un progetto che prende piede proprio dal, dalla chiusura del progetto GNOME 2 e di lì hanno realizzato poi successivamente l'ambiente Mate. Soltanto che Mate è presente all'interno di Linux Mint presenta sicuramente delle migliorie e degli accorgimenti. Innanzitutto, notate il menu. Uh, L'interfaccia stessa è davvero mh, molto facilitata nell'uso, in quanto abbiamo una semplice barra delle applicazioni in basso, stile appunto uh, Windows, anche se non vorrei pronunciare questo nome. <ride> e, e il menu, appunto, vedete, è molto semplificato: dove di predefinito vi manda sulle applicazioni predefinite. Um, o meglio, sui preferiti, e poi successivamente potete andare nelle impostazioni. Ma questo può essere tranquillamente editabile nella, nelle, nelle preferenze di questo menu e gestire anche il modo in cui venga, vengano mostrate le categorie, il passaggio um, del mouse, il cambiamento della categoria col passaggio del mouse. Sono tante, insomma, le funzioni che possono essere abilitate. Come vedete il gestore finestre è il buon Metacity, davvero molto, molto leggero, affidabile. Il kernel che abbiamo utilizzato è, l è il 6.8, quindi fa riferimento a quello di Ubuntu 24.04 LTS, quindi supportato fino al 2029, quindi ciò significa davvero grande supporto hardware e anche grande supporto nel, nel tempo. Ovviamente i pacchetti che avete presenti qui sono soltanto in formato uh, deb, quindi uh, Debian package, ecco perché leggete dpkg, non c'è snap e non c'è nemmeno flatpak uh, impostato o, o pacchetti installati. Poi vediamo anche altre novità riguardo a flatpak. Infatti, se andiamo un attimo in snap list. Notate che il comando Snap non è proprio installato, quindi l'ecosistema Snap non c'è, ma potete installarlo, ma avrebbe poco senso farlo su questa, su questa distribuzione. Ma usciamo di qui e andiamo un attimo alla schermata di benvenuto che resta sostanzialmente la stessa e la medesima. Uh, vedete: i primi passi ci permettono appunto di andare a modificare uh, i, i colori del desktop e ci va. Chiaramente, a riportare sulla nostra eh, principale eh, personalizzazione dell'aspetto, che è lo stesso che fa sempre riferimento a Mate. E vedete che sono davvero tante le combinazioni e le varianti. Devo dire che mi piace molto lo stile. Di Linux Mint e il lavoro che sta facendo, tra l'altro, anche il lavoro del, dei temi è un altro tema tra virgolette caldo per il team di Linux Mint, in quanto si sta sempre di più staccando da GNOME, da lib Adwaita, In quanto eh, per Linux Mint il suo desktop principale è Cinnamon, che si basa sostanzialmente su GNOME, e quindi voi non vuoi necessita anche dell'ecosistema Gnome e siccome ci sta eh, c'è cor in corso un cambiamento dal punto di vista grafico su GT4 attraverso la libreria Adwaita utilizzata da Gnome perché Gnome giustamente spinge dal lato suo chiaramente eh, Linux Mint si sta spostando diversamente utilizzando delle applicazioni ehm, riprogrammate fatemi passare questo termine ma non è proprio così eh, che gli permette appunto di eh, far girare i loro temi anche all'interno dell'ambiente gtk4 però questa cosa bisogna vedere a lungo andare come andrà perché eh, gnome si sposterà sempre di più sul liba e quindi eh, il lavoro di linux mint diventerà ancora più grande da fare Tenete presente che è un progetto libero, open source, gestito appunto da volontari, eh, dal suo fondatore, Lefebvre. Eh, e quindi c'è già tanto lavoro da fare in quanto devono già spacchettizzare tanti pacchetti eh, derivanti da Ubuntu e al tempo stesso poi utilizzarli all'interno dei repository. Adesso ad esempio Ubuntu stessa non ha più um, Firefox e non ha più nemmeno Thunderbird in formato um, Deb, ma direttamente in formato Snap, quindi man mano um, Linux Mint si troverà sempre di più a fare lavoro sotto questo aspetto, sia per quanto riguarda il, il, software, il software da utilizzare all'interno dei repository di Linux Mint, ma anche dal lato grafico. Quindi bisogna, dare, bisogna vedere a lungo andare come va. Noi ci auguriamo al meglio perché comunque è una delle più eh, è una delle distribuzioni più apprezzata in assoluto quindi mm, in, la scherma di benvenuto è sempre la classica la solita come potete vedere mi, mi permette di andare a personalizzare il desktop eh, fare anche degli istantanei di sistema attraverso l'ottimo tool time shift gestore driver questo da utilizzare assolutamente gestori aggiornamenti, eh, impostazioni di sistema, firewall, sono tutte cose fondamentali che bisogna utilizzare. Poi abbiamo documentazione, l'aiuto, forum online e adesso abbiamo anche la nuova chat ehm, che si chiama Matrix. Vedete, Matrix è una nuova eh, piattaforma utilizzata eh, dagli utenti Linux Mint per porre Domande e aiutarsi a vicenda è un po' una loro community ehm, che volta un, un attimo a semplificare le migliorie all'interno di questo ecosistema. Quindi, in questo modo, connetti a Matrix lui cosa fa? Direttamente apre una pagina web perché è una web app, non è un'app a tutti gli effetti, e vi dà la possibilità, appunto, di poter entrare creando un account ehm, in ex nuovo. Quindi, dando la vostra email, la password, oppure avvalendovi dei, dei, dei vostri account, ad esempio Google, Facebook e così via. E poi, ovviamente, se volete anche contribuire attivamente a questo progetto. Ma tornando a noi e tornando un attimo a quelle che sono le impostazioni. Ecco, uh, queste sono le nostre principali applicazioni: uh, Vedete, Audio Video, Hipnotics, um, Lato Grafico, GNU internet abbiamo Firefox Thunderbird come vi detto Firefox e Thunderbird sono state um, compilate direttamente dal team di Linux Mint ed inserite all'interno dei repository perché questo non è in formato snap vedete il canale di aggiornamento però è esr quindi non è il canale uh, recentissimo la versione 128 Stessa identica cosa per quanto riguarda Firefox, vedete come è, è davvero molto reattivo Mate, nonostante siamo su una macchina virtuale, si comporta benissimo, leggerissimo, 128 anche qui. Vedete, scaricato direttamente dalla pagina ufficiale di Mozilla. Uh, ovviamente, gestore. Applicazione abbiamo Kaya. La versione 1.6.26.3 si basa appunto Mate con i suoi temi applicati. Andiamo un attimo in LibreOffice a che versione siamo? 24.2.4.2. Anche qui, sicuramente, eh, viene preso da i eh, repository ufficiali di LibreOffice che sono messi all'interno di Ubuntu. La versione delle librerie grafiche siamo la GTK 3, non, non la 4. Poi, ovviamente, vedete anche qui: gestore applicazioni ha. Ah, ha avuto delle migliorie per quanto riguarda le performance, uh, a parte la prima volta che voi lo aprite, le successive volte si, apri si aprirà in maniera molto veloce, quindi questo è positivo, e c'è stata una novità introdotta per quanto riguarda i pacchetti Flatpak, pacchetti flat che non sono impostati di predefinito quelli non verificati. Quindi che significa? Che se per ipotesi voi cercate un pacchetto non verificato come Chrome, voi non lo troverete se non andate ad abilitare quel flag che vi ho mostrato prima. Quindi adesso torniamo qui, andiamo, non raccomandato, torniamo su Chrome e ora lo troveremo. Eccolo qui. Solo che voglio fare un breve appunto. A riguardo, come notate, Flatpak e quindi Flathub utilizza un sistema di recensioni che eh, sono abbastanza utili per reputare l'affidabilità di una determinata applicazione e se un'applicazione non è verificata, come il caso di, eh, di Google Chrome. Ecco ora, mi dite voi come posso io rendermi conto dell'affidabilità di questa applicazione non verificata se non ho un sistema di recensioni? Quindi è un attimo un controsenso. E quindi va bene identificare un Flatpak non verificato, ma vanno assolutamente messe le recensioni. Quindi spero che con i successivi aggiornamenti di Linux Mint 22. Verrà introdotto anche questo aspetto in modo tale che sia utile e, e semplice per tutti quanti voi. Chiaramente comprendete che applicazioni importanti come Chrome, che diciamo tanti utenti utilizzano. È chiaro che hanno bisogno di, una, eh, di un sistema di recensioni per rendersi conto se questa recensione, eh, scusate, se questa applicazione, questo Flatpak, sia affidabile o meno. Chiaro, Anche il sistema di recensioni può essere. Uh, può avere delle lacune, ma comunque è un, un altro grado di giudizio che ci permette di, eh, di capire un'applicazione se è più o meno affidabile. Questa diciamo, è un pic una piccola parentesi che volevo fare per quanto riguarda lo store. Uh, per quanto riguarda il resto, um, andiamo un attimo nel centro di controllo. Centro di controllo classico di Matteo, che non subisce. Uh, grosse differenze quindi vedete il suddiviso sempre per gruppi ma potete cercare anche all'interno della lentina e vi manda direttamente vedete molto comodo reattivo veloce ovviamente le varie categorie si possono selezionare anche di qua e ve le evidenzia facile vedete Qui ovviamente dovete gestire impostazioni predefinite. Questo è il gestore aspetto che abbiamo visto anche prima. C'è sempre ehm, di predefinito anche il gestore pacchetti Synaptic, che <ride> vi dico sempre e ripeto sempre di utilizzare con passimonia eh, con molta attenzione ecco, più che altro, perché ehm, se non siete esperti. Con il gestore Synaptic si possono fare davvero tanti danni, quindi lasciate tutto nelle mani degli aggiornamenti automatici e del gestore software classico di Linux Mint. Um, detto questo, vediamo un attimo il lato Sfondi. Andiamo a sfondo. Ecco qui che ci sono davvero tanti carini nuovi sfondi aggiunti anche all'interno di questa Linux Mint Mate version. Vedete? Devo dire davvero carini questi sfondi che vengono utilizzati dal team di Linux Mint. Beh, abbiamo ora chiuso un po' tutto di questa versione. Di Linux Mint 22, nome in codice Vilma. Fatemi sapere la vostra, di che cosa ne pensate, anche dell'interfaccia Mate, di Linux Mint in generale, come la trovate, se la reputate una distribuzione affidabile o meno, e anche del modo in cui si sta comportando nel corso del tempo sia nei confronti di Snap, ma anche nei confronti di Flatpak. Beh, questo era un po' tutto dal vostro venditus, vi aspetto sempre per altri contenuti su questo canale. 加哦。